Buongiorno amici, ma invece è bellissimo. Buongiorno. Però ormai il nostro programma era fatto, era, quindi ci tocca andare ai centri commerciali. Schifoso, ma invece è bellissimo. Non c'è molto, sei triste. Però ormai il nostro programma era fatto e quindi ci tocca andare ai centri commerciali. Ieri, ma quanto sei triste? Andiamo a fare un po' di yotanga. Quanto sei triste? Da 1 a 10. E quindi andiamo a Il Leone di Lonato, un bellissimo centro commerciale. Molto grande. Vicino a Desenzano, vicino al lago di Garda. Enorme, gigantesco, pieno di negozi. 520 e grazie. Oggi abbiamo il navigatore. Non conosciamo. Qui ci siamo un po' persi perché. Sì, è già la sesta volta che giriamo. Milano, Venezia. Stiamo per arrivare e facciamo un paio di riprese dentro il centro commerciale. Siamo arrivati, amici, ci vergogniamo un sacco a vloggare questo centro commerciale. Però ve lo facciamo vedere qui. Adesso faremo delle riprese discrete. Perché oggi stiamo provando l'iPad. E quindi è ingrombrantissimo. È ingrombrantissimo. Sì. Ci siamo appena resi conto. C'è Sergio. E c'è Sergio. Il famoso Sergio di Amici. Alle 5 però. Quindi ancora un po' di tempo c'è. Tanto andiamo a fare il shopping. Tanto si shoppa. Ciao amici di YouTube. No, l'abbiamo già fatto il saluto. Abbiamo visto Sergio! Sì, era pieno di ragazzini. Mamma mia. Amici, 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 amici. Stiamo andando a casa, ma non abbandonate questo video perché questa sera vi delizierò con la mia rubrica How I Do My Barbecue, inventata da me, e dove vedrete come faccio il barbecue e vi cucinerò della buonissima carne alla brace. Non abbandonate il video, a dopo! Avete la fortuna di assistere all'accensione del barbecue di Mr. David Barbecue Man. Mr. Barbecue Man. Venite, venite, prego. Il segreto di un buon barbecue è il barbecue. Allora. Certo che sei vestito un po' elegante per fare il barbecue, la camicetta un po', sì, effettivamente, potevi cambiarla. Effettivamente potevo rendermi un po' più da barbecue man. Ora prendiamo questi meravigliosi biofiamma, brace pronte a 10 minuti, che sono delle mini pannocchie. Bellissime mini pannocchie. Perché noi siamo attenti all'ambiente. Falle vedere, falle vedere. Magari hanno ucciso 60.000. Sono delle pannocchiette secche. Sono delle mini pannocchie. Ci piazziamo sopra questo. In questo modo. Bene. Le braci stanno prendendo. E vai. Ci tenevo a far vedere agli amici da casa. Innanzitutto gli accendifuoco 32 cubetti ecologici. Ringraziamo per lo sponsor. Ringraziamo per lo sponsor. Che ce li hanno inviati a casa gratuitamente. Fiamma 32 cubetti ecologico. Brucia velocemente, accende il fuoco in un attimo. Non ve sì, ne perché voi non neanche lo sapete, ma questo video è sponsorizzato. Sì, è sponsorizzato da Barbecue SPA. E poi Biofiamma BBQ, che abbiamo già imparato a conoscere, sempre ecologico. E moltissimo, non sporca. E non abbaia, non disturba i vicini, è veramente fenomenale. Dopodiché abbiamo due meravigliosi guanti come nuovi, mai usati, e poi abbiamo la spugnetta per pulire che andrebbe pulita. Se poi a ve lo sua state volta. Chiedendo, perché io so che ve lo state chiedendo. Sì, andrà a fuoco il rosmarino. La camicia che indossa è H&M. H&M, pagata con i miei soldi, questa non è stata sponsorizzata. Questo è il nostro ben di Dio che andremo a cucinare, che sicuramente non finiremo, assolutamente no, questo lo finiremo era tra una 7 confezione anni. In offerta solo, ma questa. Ce n'è un sacco, sponsorizzata da Famila Panorama. La carne arde, sta cuocendo bene, molto bene. Sì, ma vediamo le zucchine. Sì, lui è lì con gli spiedini che sono cotti e io qui sto finendo le zucchine. Questo orticello bello, che ci sono anche tutte le erbe aromatiche.
Infatti dopo prenderò il prezzemolo lì da usare per condire le zucchine, che sono queste qui, quelle già pronte. E niente, dopo si magna. Ecco la cena. Pronta. Zucchine, spiedini. Iscrivetevi, cliccate mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!